Grazie Presidente. Io farò un intervento davvero breve perché appunto siamo quasi alle 18 e quindi è interesse di tutti andare a votare questo atto e secondo me sarà anche importante che l'Aula si esprima sull'ordine del giorno che abbiamo presentato. Quindi il mio intervento sarà di carattere generale perché comunque di commissioni ne abbiamo fatte tante, il tema è stato approfondito con tutti, abbiamo ascoltato tantissime volte i cittadini. Quindi io mi sento di dire che oggi la richiesta della maggioranza di discutere qui in Assemblea Capitolina del tema di Vigna Murata, mi voglio discostare anche dagli interventi che in qualche modo mi ha preceduto poco fa, nel senso che io vorrei dare un respiro più ampio a questa discussione, come hanno fatto anche altri consiglieri. Sì, la strada, Vigna Murata, la convenzione specifica, tutte queste cose le abbiamo già trattate e sviscerate, ma perché abbiamo sentito l'esigenza di parlarne qui in aula? Perché, come è stato detto, è un tema di carattere generale. Noi oggi ci troviamo di fronte alla necessità di dover rivedere il nostro strumento urbanistico, che non può essere interpretato come uno strumento indelebile che ormai ha segnato la pianificazione della città per i prossimi decenni. Lo strumento è uno strumento che la politica può orientare in base alla sua nuova visione di città e noi siamo qui, come dicevamo, un po' tutti per fare esattamente questo. Quindi per noi il tema di Vigna Murata diventa un tema emblematico. Un tema emblematico perché in qualche modo rappresenta la nostra difficoltà, e in questo caso mi riferisco alla maggioranza, di trovarsi a capo di un'amministrazione con degli strumenti che prevedono delle cose che per noi sono delle aberrazioni e quindi diventa anche molto complesso rivederle, stravolgerle, ribaltarle da un momento all'altro, anche perché la volontà politica, spesso i cittadini dicono è solo una volontà politica, sì, ma la volontà politica si porta dietro anche poi delle conseguenze di carattere amministrativo e come ho detto più volte nelle commissioni, noi abbiamo anche una responsabilità, proprio perché siamo amministratori di questa città, di far sì che le conseguenze non siano delle conseguenze disastrose. Quindi nessuno ha mai messo in discussione il fatto che noi volessimo salvare il Parco del Tintoretto. Qua non c'è la necessità di dover arrivare in aula per dire quello che per noi è un'ovvietà, per noi Movimento 5 Stelle, perché ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo nel programma, ce l'abbiamo nelle linee programmatiche. Si tratta qui oggi di trovare tutti insieme, tutte le forze politiche, una strada per poter fare un cambio di visione, per poter ribaltare quello che noi ci siamo ritrovati sul piatto. Perché ci sono delle cose che evidentemente non stanno bene a noi, non stanno bene in primo luogo ai cittadini che quei territori li vivono. Allora, io non posso fare dichiarazioni come ha fatto qualcun altro, mi sono fatto convincere. Io non mi devo far convincere perché io sono fermamente convinta di quello che dicono i cittadini. Non mi devono convincere, altrimenti io non sarei qui a rappresentarli con il programma che abbiamo portato avanti. Allora si fa riferimento al consumo di suolo. Qualcuno ha fatto riferimento al consumo di suolo. Probabilmente ci sarà stato un incremento, ma andiamo a vedere. Da che cosa scaturisce quel consumo di suolo? Da atti, da delibere che ha votato questa amministrazione? Sicuramente no. Lo sappiamo benissimo che i tempi dell'urbanistica sono tempi biblici. Okay? Quindi se oggi vediamo sulla città cominciare a calare, no, nel concreto quelle che sono state scelte politiche del passato, okay, noi dobbiamo in qualche modo trovare tutti insieme una strada per fermarle, se tutti quanti siamo d'accordo che quella pianificazione non va bene perché non risponde ai fabbisogni odierni e probabilmente, come dice qualcuno, non va bene perché rispondeva all'epoca a logiche che non ci appartengono, che danno il primato agli investimenti privati, ai costruttori. No.
ovviamente, se si va a pianificare una città, lo si deve fare mettendo in primo luogo il fabbisogno di chi li vive, poi eventualmente anche di chi deve fare profitto. Ma allora noi dobbiamo essere anche capaci di trasferire questa nostra visione e di far capire a chi in questa città comunque deve investire, perché non è che noi vogliamo realizzare il deserto in questa città, che gli investimenti ci possono essere comunque, ma non con le palazzine a cui ci hanno abituato, non con le palazzine che hanno invaso l'agro romano facendo scempio di campagne sterminate di cui Roma si poteva vantare. Si possono fare investimenti veramente per fare in modo che i cittadini abbiano una migliore qualità della vita. Dobbiamo investire per recuperare il patrimonio esistente, dobbiamo investire ancora per realizzare fogne nelle periferie che non ce l'hanno, dobbiamo investire per salvaguardare il territorio, abbiamo zone a rischio idrogeologico, quindi chi opera nel settore edilizio può sicuramente trovare il modo per investire, per guadagnare, possiamo investire nell'efficientamento energetico, siamo davanti a problemi climatici che vediamo tutti quanti alla prima pioggia, alla prima grandine, quindi non ci dobbiamo porre il problema che Roma diventerà la città in cui nessuno vuole investire, sta a noi far capire e far percepire a tutti che è cambiata la visione, che noi siamo stufi di continuare a persistere nelle stesse logiche. Quindi nessuno a noi ci deve convincere e non ci potete neanche venire a dire che sono le opposizioni che ci portano nella direzione giusta perché avete presentato la delibera. Non voglio sminuire la delibera, ma io voglio dire che noi sono 3 anni con la Commissione Urbanistica, stiamo portando avanti il nostro programma, che è quello di salvaguardare delle aree verdi, i parchi. E vi posso dire, io quello che dico sempre ai cittadini, specialmente dell'ottavo municipio, queste cose derivano dal fatto che in passato qualcuno ha tentato di voler salvare il vostro bellissimo parco di Tormarancia inventandosi delle compensazioni che hanno rovinato un'intera città, perché all'epoca sarebbe bastato imporre su quell'area un vincolo archeologico, una tutela ambientale, e nessuno obbligava i politici dell'epoca a indennizzare quei proprietari, perché i diritti edificatori che pure erano presenti sull'area di Tormarancia dal precedente piano regolatore del 62 si potevano azzerare, annullare con un vincolo, con una tutela, e invece in quella sede si decise che il comune non solo doveva tutelare l'area verde, ma doveva anche acquisire le aree di Tormarancia, e andandole ad acquisire doveva indennizzare i proprietari, che quindi dovevano vedere riconosciuti i loro diritti edificatori in altre zone di Roma. E siccome Tormarancia è una zona molto centrale, andando ad atterrare altrove, magicamente le cubature lievitavano pure. Allora ci rendiamo conto di che cosa vogliamo parlare? Che noi adesso siamo qui oggi, siamo entrati nella perversione che oggi siamo qui a discutere della salvaguardia di un parco, consiglieri, del Tintoretto, che viene fuori dall'esigenza, così ci viene narrata e raccontata, di salvaguardare un altro parco. Io non ci sto a questo, diciamo le cose come stanno, le compensazioni sono qualcosa di aberrante e i politici potevano all'epoca trovare delle soluzioni diverse, ok? Per salvaguardare quel parco come tanti altri parchi della città. Allora noi oggi siamo qui proprio perché tutti quanti insieme, io ho letto anche il vostro documento della partecipazione, perché come ogni trasformazione urbana su Vigna Murata ci fu un'assemblea partecipativa, e anche qui io ve lo faccio vedere perché me lo sono letto, ci siete sempre voi, quelli dell'ottavo colle, che dicevate ai politici dell'epoca le stesse cose che ovviamente state dicendo qui oggi. Quindi io vi ringrazio perché voi non avete mollato, e voi davanti a un programma urbanistico che è andato avanti, ha avuto gli indirizzi dell'Aula, ha avuto le ratifiche, è stato fatto, voi non avete mollato, e giustamente ora siete venuti da noi che governiamo questa città a chiedere le stesse cose, e noi non ci siamo mai tirati indietro. Quindi io interverrò successivamente perché so di essermi invece dilungata e mi scuso, ma è veramente un tema che ci accalora tanto, e secondo me dopo 3 anni che ci combattiamo, ripeto, non su Vigna Murata ma su tutte le compensazioni, gli accordi di programma, le convenzioni che girano
stanno su questa città stanno in attesa di atterrare, forse insomma mi potrete comprendere, diciamo, per questo intervento un po' accalorato. Grazie.